stadio è importante fare il punto della situazione, perché questi 11 mesi che precedono le nuove elezioni potranno essere fondamentali per mettere delle basi future. Sì, intanto un incontro di cortesia abbiamo voluto insieme al senatore Tomaselli e al consigliere del PD Antonio Elefante augurare il buon lavoro al commissario e il suo benvenuto in città. Abbiamo avuto occasione di soffermarci su quelle che sono le criticità evidenti a tutti quanti, in particolar modo l'emergenza rifiuti, cercando di incoraggiarlo e di abbiamo insomma chiacchierato per comprendere un po' quali siano le sue strategie future. Naturalmente lui è molto impegnato a risolvere questo tema, compatibilmente anche con i tempi e delle verifiche che ci sono in seno al TAR per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti. Ci siamo soffermati anche sull'emergenza criminalità, sull'esigenza insomma di tenere alta l'attenzione su questo punto, sulla vicenda delle partecipate, che rappresenta uno dei problemi più importanti per il Comune, anche sul riordino della macchina amministrativa. Abbiamo avuto un'ottima impressione, siamo convinti che il suo sarà un lavoro certosino, attento, che possa diciamo, rimettere la città sui binari giusti per condurla poi alle prossime elezioni, diciamo così, più in forma di come la vediamo in questo momento. È importante anche sinergia con le altre forze politiche? Sì, credo che tutte le forze politiche, insomma, con l'umiltà del caso, perché c'è stato un evidente fallimento diciamo così, della politica nella conduzione della città in questi ultimi anni, tutte le forze politiche auspichino che appunto un momento di rasserenamento in città e la possibilità di aiutare e supportare diciamo, il lavoro che il commissario potrà fare nei prossimi mesi. Senatore Tomaselli. Sì, abbiamo incoraggiato il commissario Giuffrè ad andare avanti nel suo lavoro. Veniamo da anni difficili per questa città che i cittadini di Brindisi non meritano. È una città che ha potenzialità straordinarie accanto a problemi atavici che si sono accumulati nel corso degli anni e che varie amministrazioni non sono riuscite a risolvere. Alcuni di questi li richiamava la collega Mariano, a cominciare dal tema dei rifiuti che attiene alla qualità della vita, del vivere civile di una grande città del mezzogiorno come qual è Brindisi, oltre alle potenzialità in termini di sviluppo, di valorizzazione delle infrastrutture, il tema del lavoro e così via. Temi che in 10 mesi di commissariamento certamente vanno affrontati, non so se possono essere risolti, ma certamente vanno affrontati, per i quali vanno poste le basi perché chi verrà eletto dal popolo da qui a un anno possa trovare una città migliore, una città che abbia risolto le emergenze e le criticità, che possa quindi far dispiegare pienamente anche una politica rinnovata. Veniamo da anni in cui la politica non ha dato il meglio di sé in questa città e quindi un periodo congruo di commissariamento può essere un'occasione per la città per vedere risolte le emergenze. E anche io credo per la politica per costruire le condizioni anche di un profondo rinnovamento. Questa gestione commissariale può essere un'opportunità, mi auguro che vada colta, che sia colta dall'amministrazione per quelle questioni prioritarie di cui parlavamo, ma credo che debba e possa essere colta anche dalla politica per rigenerarsi. Abbiamo bisogno di una nuova classe dirigente, di una classe politica nuova, rinnovata, in cui nuovi protagonisti si candidino alla guida della città. Mi auguro che questi mesi, i mesi che verranno, oltre a risolvere le emergenze, possano anche consentire alla politica di avviare questo percorso di rigenerazione. Antonio Elefante, il tema principale ovviamente è quello diciamo, dell'emergenza rifiuti. Quali sono stati i primi segnali, le prime risposte, che si collega anche strettamente col tema del precariato, un tema che tu segui anche molto da vicino? Sì, siamo entrati nel merito di alcune questioni, la prima proprio quella dei rifiuti, cercando anche di far comprendere alcune situazioni più specifiche, quale aumentare la platea lavorativa in questo periodo di 4-5 mesi, che con l'estate ovviamente il problema diventa molto più impellente. Abbiamo anche un po' descritto la questione che già era corretta, degli impianti sequestrati dalla magistratura e rispetto anche a quello che è la gara, le varie ordinanze sindacali che intervallano fra il
ecologica pugliese e la Falzarano che aspetta di entrare fino al giorno 13, poi vedremo quello che accadrà. Il secondo punto che abbiamo discusso è quello delle partecipe. D'accordissimo con la prima azione fatta dal commissario, quello dell'azzeramento delle presidenze, perché riteniamo che in una città normale un commissario debba azzerare tutto per poter ripartire in maniera normale. Per partire in maniera normale necessitava l'azzeramento di queste tre nomine che erano prettamente politiche di parte. Il terzo punto è quello della criminalità che negli ultimi tempi credo che questa città stia dando un po' troppe notizie. Mi spiace. Il commissario era attento, era anche addentrato direi in maniera molto specifica in ogni punto, quindi d'accordo su quasi tutti i punti, anzi su tutti i punti, e non possiamo che essere ottimisti per quello che sarà l'azione commissariale. È partito nel migliore dei modi e credo che probabilmente, paradossalmente, questi 11 mesi possono essere utili per cercare di fare di questa città, dal punto di vista politico, una città leggermente più normale, se la vogliamo dire in questi termini.